Da oggi chiunque entrerà a Teramo dall'8.0 si troverà ad ammirare, oltre all'opera sferica del maestro Mastrodascio, una targa intitolata ad Antonio Tancredi, politico e mecenate teramano, fondatore della Banca di Teramo ed appassionato di arte. L'amore per l'arte l'ha coltivato fin da ragazzo, dopodiché negli ultimi anni della sua vita, quando la banca si era avviata, lui si è dedicato molto all'arte. Posso dire che l'ultimo decennio della sua vita, la sua principale occupazione è stata quella, cioè occuparsi di arte, ma anche aiutare giovani artisti, scrittori, fare produzioni culturali, presentazioni di libri, tanti. Infatti oggi leggeremo dei ricordi che sono di grandi operatori culturali di questo paese, dal maestro D'Elia a Giordano Bruno Guerri a Buttafuoco, che con lui si sono confrontati. L'intitolazione del largo a Porta Romana si è svolta alla presenza di autorità civili e militari e di tanti amici che si sono stretti intorno alla famiglia nel ricordo del compianto onorevole. Chi entra a Teramo entra in una città d'arte. Grazie ad Antonio Tancredi, politico e mecenate, così come è scritto nella targa, una persona che io ricordo da piccolo, perché io da piccolo frequentavo la sede della Democrazia Cristiana in Viale Crispi con mio papà, e lui, ho conosciuto lì Antonio Tancredi e già lì ho apprezzato il suo modo di essere uomo e politico. Poi ci siamo rincontrati quando io ho fatto i suoi lavori pubblici e lui era sempre molto presente a suggerire progetti e iniziative che risolvessero i problemi della città. Insomma, davvero un grande politico che Teramo ha perso, forse sono passati 5 anni, ma sembra ieri, così come ha perso tanti altri rappresentanti di questo territorio, quei politici con la P maiuscola, che questa città avrà il compito e il dovere di ricordare nei prossimi anni e anche nei prossimi mesi, magari andando anche in deroga a quelle che sono un po'... Perché io ritengo che poi bisogna cogliere anche l'attimo giusto, il momento giusto per ricordare un personaggio politico. Teramo ne ha avuti tanti di personaggi con la P maiuscola che forse oggi mancano.